Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Gradino, entriamo nella nuova struttura. Bombole del gas, come potete vedere, accumulate in grande quantità. Giustamente dovrebbe essere un'area già demolita, già in corso di attività. Abbiamo visto dei pernotti. E qui è rimasto un po' di rimasuglie. Pensate quanta gente c'era l'anno scorso quando siamo venuti prima dello sgombro. Guardate solo le bombole che non sono state buttate e sono state recuperate. Guardate quante sono. Non poteva mancare anche qui il solito carrello dopo un anno dallo sgombero con tanto di contatori dentro. Stiamo proseguendo il sopralluogo di Piazza d'Armi. Come avete potuto vedere, anche il carrello dimostra, come sempre diciamo noi, il degrado, l'incuria e l'abbandono. Abbiamo già trovato un pernotto, abbiamo trovato diverse strutture che sono state forzate, ma non abbiamo ancora finito, ne dobbiamo vedere ancora una e secondo me non mancheranno le sorprese. Andiamo. Cari amici, insieme al gioco del pallone, come potete vedere, facciamo un tiro sulla calce abbandonata, inutilizzabile, lasciata qua in mezzo alle intemperie, quando c'è un capannone a fianco che è totalmente aperto, sgombero, dove si potrebbe mettere la merce, appunto il materiale per le costruzioni, uno tra i tanti sprechi che esiste in questo posto, insieme a tutto lo sporco, eccetera. Ma proseguiamo ancora un pezzo. E qui alle nostre spalle, siamo sempre dentro Piazza d'Armi, c'è Via delle Rovere a fianco al campo della Visconti. E guardate cosa c'è qui. Questa volta ve la facciamo vedere direttamente da dentro, così giusto per capire le varie prospettive del degrado a Milano, Municipio 7. Andiamo. Grazie.
Siamo entrati in una nuova costruzione, chiaramente tutto aperto, sbrindellato. Un altro pernotto, vestiti in maglioni, un telo messo per terra e siamo appena al primo piano, dobbiamo salirne ancora uno. E qua troviamo la scritta hotel, ma questo non ci sembra proprio un hotel. E tra l'altro dove siamo? Adesso vi facciamo vedere una cosa interessante. Se noi prendiamo questa porta che c'è qui, ti prego Paolo di seguirmi un secondo. Questo è il campo di calcio della Visconti e qui potrete vedere di nuovo tutta la discarica che c'è in via della Rovere, perché è questa via qui. Siamo all'ultimo piano nel sottotetto e come potete vedere anche qui una discarica. Amici, stiamo entrando in una stanza dove notiamo tante scritte in caratteri arabi e all'entrata troviamo questo quadretto che non sappiamo se conteneva un'immagine sacra eccetera, è stato lasciato solo la cornice, non c'è più dentro le immagini dentro e dentro vedrete questo. Cari amici, siamo dentro la struttura edilizia della caserma di Piazza d'Armi. Ho trovato questo simpatico ricordino sotto una coperta di queste persone che stanno qui. Come potete vedere qui c'è un antifurto, stanza 20, con una cancellata che è stata forzata. Non so cosa si teneva ai tempi, penso qualcosa di prezioso, una fureria, eccetera. Comunque, come potete vedere, come avete visto, questa zona è tutt'altro che non frequentata e non occupata. Comunque usciamo e andiamo avanti. Il nostro spazio era quello di farvi vedere la segnalazione ai cittadini e noi che veniamo a
dimostrarvi che i sistemi di sicurezza, le bonifiche, eccetera, funzionano. 50-50, un po' meno, andiamo. Ecco, qui comunque c'è da dire, siamo nel piano sotterraneo, che se si volessero nascondere delle cose c'è tutto lo spazio e tutta l'impunità che serve. Chi mai metterebbe piede qua dentro? Eppure siamo in una zona centrale del quartiere di Baggio, quindi attenzione a lasciare le cose così. Qua c'è birra. Cari amici, direi che con questa potremmo dire conclusa la situazione. A livello di pernotti ne abbiamo trovato qualcuno, è già preoccupante perché questa dovrebbe essere una zona messa in sicurezza e bonificata. Segnaleremo a chi di dovere e a tutti i candidati in consiglio comunale. Per ora da Piazza d'Arte siamo in uscita. Cari amici, siamo in questo momento davanti a Forze Armate, questa è un'altra delle strutture che è rimasta in piedi. Oltre ai vari buchi, buconi dove si può entrare dentro, vedete che si è creato uno scavalcamento qui con i mattoni, dove ci si mette i piedini, il piedino sul contatore e si entra dentro. Adesso facciamo ancora qualche immagine per farvi vedere l'interno. In questo caso il nostro essere qui non è andare a cercare uno per uno tutti quelli che sono dentro, ma farvi capire le lacune che ci sono alla sicurezza, alle bonifiche, ai lavori che si stanno facendo qui in Piazza d'Armi. Capisco che c'è il Covid, però qualcosa in più secondo me si può fare. Andiamo avanti. Dal 180 di Forze Armate, per oggi gennaio 2021 lockdown, vi salutiamo, io, Diamond Frank, la struttura di Piazza d'Armi ancora in piedi con tutti i suoi abitanti e Paolo Rusconi che ha fatto delle fantastiche immagini che vedrete anche questa volta. Un saluto a tutti, alla prossima, non molliamo mai, City Report.
City Report!